Il calcio riparte. La data da cerchiare è quella del 20 giugno, il giorno in cui torneranno i campionati di Serie A e Serie B. E quanto emerso ieri al termine del breve ma fondamentale incontro tra il ministro dello sport Spadafora e tutte le componenti del calcio, FIGC, le quattro leghe e le associazioni di calciatori, arbitri e allenatori. La Serie B potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto, ha dichiarato subito dopo in una nota il presidente della Lega di B, Mauro Balata. Abbiamo sempre apprezzato l'attività portata avanti dal governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio, e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla federazione e al presidente Gravina. Adesso la ratifica aspetterà il Consiglio federale del 4 giugno, mentre le leghe scenderanno nei dettagli dei calendari. Al netto di eventuali anticipi o posticipi, il Pescara riprenderà sabato 20 all'Adriatico Cornacchia contro la Juve Stabia, poi la trasferta di Pisa, già due gare delicate per il finale di stagione biancazzurro. Più in generale la Serie B, dalle prime indiscrezioni, cercherà di chiudere la stagione regolare entro il 1 di agosto per poi disputare i play-off tra il 4 e il 20 di agosto e i play-out il 7 e il 13. Tra il 20 giugno e il 1 di agosto ci sono 7 weekend disponibili, cui andranno aggiunti 3 turni infrasettimanali, che per Ascoli e Cremonese diventano 4, dovendo disputare il recupero della gara rinviata lo scorso 29 febbraio. Questo paventato è lo scenario ottimale, che darebbe modo di chiudere in tempo la stagione avendo un cuscinetto di giorni fino al 31 di agosto per procedere alle iscrizioni al nuovo campionato. In questi giorni la Federcalcio e le Leghe dovranno pensare anche a scenari che impongano sospensioni in caso di nuova fase espansiva dell'epidemia da Covid e nel caso non si escludono forme più brevi fino anche alla cristallizzazione della classifica per l'emissione dei verdetti, caso che però rischia sempre di esporre a ricorsi, ne è l'esempio la Serie D con le iniziative che minacciano di intraprendere i club che saranno retrocessi qualora il Consiglio federale del 4 giugno ratifichi in toto la proposta del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Tornerà in campo anche la Lega Pro. In via potenziale potrebbe farlo dal 20 giugno, ma ragionevolmente avverrà ai primi di luglio, anche perché la Serie C, di concerto con la Federcalcio, sta vagliando l'ipotesi dei soli play-off per stabilire la quarta promozione in B e play-out nei soli gironi A e B. Ulteriori novità o la piena conferma di questo indirizzo si potrebbero registrare in giornata a seguito del direttivo della Lega Pro, dove, alla luce della riunione di ieri, verranno formulate proposte per la chiusura della stagione da portare al vaglio del Consiglio federale. In tutto questo contesto, il Teramo continua a restare alla finestra in attesa delle decisioni e dunque di capire come muoversi, se e quando rimettere in moto la propria attività e nella speranza di poter lavorare su protocolli per la Serie C meno impattanti sotto il profilo dei costi e della fattibilità.